Bella ragazzi, io sono Beowulfers e torno alla rubrica che vi farà risparmiare proponendovi un titolo che io non comprerei. Oggi parleremo di Mortal Online 2. Il primo Mortal Online era un warp sandbox rilasciato nell'ormai lontano 2010 e che ha saputo costruirsi uno zoccolo duro d'utenza grazie tra le altre cose ad un gameplay skill-based, un modo di gioco dove il PvP è sempre disponibile e ad un sistema di crafting molto apprezzato. Ovviamente il seguito mira ad ampliarne gli orizzonti e ad svecchiare un titolo con oltre una decade sulle spalle, pur mantenendo le stesse premesse e promesse. Rilasciato a gennaio 2022, ho volutamente atteso qualche mese prima di parlarvi di Mortal Online 2 per poter superare i classici difetti che affliggono tutti i MMORPG al lancio, come ad esempio le code interminabili, e al tempo stesso dare modo agli sviluppatori di lavorare sulla loro creatura. L'idea che mi sono fatto è, banalmente, quella di un gioco molto distante dall'essere pronto al rilascio. Ci sono evidenti difetti di ottimizzazione, diversi bug, crash e circostanze dove la lag la fa da padrona. Addirittura nell'housing mi sono imbattuto in oggetti che letteralmente spariscono. Ed anche volendo chiudere un occhio sui problemi attuali e sulle tempistiche di risoluzione, spostando lo sguardo verso l'orizzonte non si intravedono cieli limpidi. I contenuti di gioco sono minimi anche per un sandbox, completabili in poco tempo e nulla porta a pensare che ci possano essere chissà quali cambiamenti per il futuro. L'utenza stessa, nei picchi di massimo registrati da Steam Charts nell'ultimo mese, non ha mai superato le 2500 unità e certamente la necessità di pagare un abbonamento mensile per poter continuare a giocare dopo il mese incluso nell'acquisto non aiuta. Alla luce di tutto questo, e considerando i $39 necessari per l'acquisto del titolo, il successivo pagamento di oltre $14 al mese per continuare la propria avventura, io Mortal Online 2 non lo comprerei, almeno per il momento, rimandando l'acquisto a quando si avrà un'idea più chiara del futuro del titolo, a quando sarà tecnicamente più pulito ed a quando l'intera proposta videoludica sarà più corposa. Spero che il video vi sia piaciuto e se così lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per non perdervi nuovi contenuti. Grazie e alla prossima. Ciao!